Vallone con noi, buonasera, e credo che sia in arrivo anche la dottoressa Laura Galvagni del Sole 24 Ore, oltre ai vari nostri keynote speaker che intravedo Riccardo Fuochi, intravedo Andrea Roero, che saluto, che è il nostro partner. Stefano Gualandi, intravedo professore, buongiorno. E non so se ma manca qualcuno, no, Massimo Marciani c'è, manca qualcuno, Margherita? Mancano Andrea Cotota e Francesco Pastore con cui sono in contatto. Bene, noi fra pochi secondi iniziamo in diretta. Laura, come stai? Buongiorno. Buongiorno, molto bene, grazie. Hai Ho le idee ascoltato la chiare per la fase. conduzione di questo talk? Come, perdonami? Hai le idee chiare per la Sì, conduzione di questo spero di sì, talk? confido di sì, l'obiettivo è Sarai quello. coadiuvata da Tiziana Vallone, la dottoressa Vallone, che farà anche la relazione introduttiva. Quindi Buongiorno. io, se volete, inizio perché sono le 11:31, non c'è stanno entrando le persone e quindi inganno i prossimi 2 o 3 minuti. Allora, ringrazio tutti i relatori, poi verranno lette le note biografiche fra pochi secondi dei relatori. Posso solo dire che siamo reduci da un primo talk di questa mattina veramente entusiasmante. Inizialmente, parlando tra l'altro con Giuliano Tavaroli, che saluto, non vedevo il collegamento fra questi due talk. Poi oggi è apparso evidente diciamo, quarta transizione, scusate la battuta. Sapete che lo Special Intelligence Week sono la sfida delle tre transizioni. La prima era quella, la transizione energetica, la seconda la transizione digitale, la terza la transizione diciamo, degli apparati di intelligence. Qual è questa quarta transizione? Era il dibattito di questa mattina, nel senso che noi questa mattina abbiamo fatto un talk sulla geopolitica della supply chain dell'energia e delle nuove materie prime, terre rare, tra hard power e smart power, e siamo giunti alla conclusione tutti quanti che l'Italia deve evitare di investire solamente, diciamo, su una politica del riuso, ma bisogna avere un maggiore protagonismo a livello internazionale sulle politiche di approvvigionamento. Ora, l'approvvigionamento, io che sono un appassionato di logistica, non può fare a meno di protagonismo nella logistica internazionale, proprio perché l'Italia spesso ha avuto una visione troppo autarchica o comunque negli ultimi 23 anni di rinuncia alla dimensione, evidentemente, di avere campioni nazionali della logistica industriale e distributiva. Non solo di questo, campioni nazionali di tante industrie, ma in particolare di questo, un po' perché l'Italia è lunga e stretta, se lo sappiamo. Laura Galvani è autrice di un bellissimo libro che è, scusami se lo cito, spero di citarlo bene, Autostrade in frantumi, credo che sia il Sì, titolo, è giusto? corretto. Ecco, che è già il titolo, la narra ben chiara qual è la situazione nel paese. Ma in generale, diciamo, pensavo ai grandi poli industriali, ovviamente al nord come al sud, che hanno avuto problemi di capacità logistica e di capacità distributiva. Poi con l'annoso dibattito se la logistica, se il trasporto dovesse essere su ferro o su gomma, sapete che è stato tema che ha, come dire, un dilemma che si è portato avanti per decenni Italia. Non solo di questo parleremo, perché parleremo di come la logistica, da elemento squisitamente fisico, poi transita alla dimensione della transizione digitale, cioè come integrare e governare il fisico e il digitale con le nuove tecnologie. Cioè cercheremo di parlare anche di digital twin, di Internet of Things e di mapping. Ecco, qui io ho terminato la mia, diciamo, avvio, anche per garantire, diciamo, la presenza di ritardatari, e invece chiedo a Margherita diciamo, che ci dica le regole d'ingaggio di questo talk e
e le note biografiche dei nostri keynote speaker. Prego, Margherita. Buongiorno a tutti, bentrovati. Riepilogherò qualche breve regola di ingaggio per mantenere l'ordine durante il talk di questa mattina. La prima regola è di tenere il microfono spento quando non si parla per evitare rumore di fondo. Infatti una piccola icona a forma di fenomeno. Questa ultima regola è che abbiamo dovuto contingentare la durata degli interventi da parte del pubblico per concedere la parola a tutti. Vi chiedo quindi di non superare il limite dei 3 minuti. Abbiamo un problema di audio, Margherita, mi devi scusare. Io lo recepisco, non so se gli altri, quindi non so se dobbiamo andare su un secondo, su una seconda rete. Voi mi sentite a me? Sì, bene. Perfettamente. Sì, bene. Se tu no, hai un problema, Margherita. Grazie, se puoi cambiare linea. Scusate, intanto ci intratteniamo in varia maniera. Non so se... Scusateci, ma... perché forse c'è un po' di sovraccarico. Ci sei, Margherita? No, non ti sentiamo. Mi sentite? Sì, dovresti. Sì. Prego, sì. Prego, Margherita, prova un po'. Sì. Andrea Condotta, laureato con lode in scienze politiche presso l'Università di Padova e Public Affairs Innovation Manager in Gruber Logistics. Abbiamo un problema di audio, ci dovete scusare, ci dovete scusare. Allora, io direi... Abbiamo un problema di audio, ci dovete scusare... Perfetto. Andrea Condotta, laureato con lode in scienze politiche presso l'Università di Padova e Public Affairs and Innovation Manager in Gruber Logistics. Collabora con enti quali il Porto di Venezia, European House, Ambrosetti, CFLI ed altri. Nel 2015 ricopre il ruolo di Global Marketing e Innovation Manager in una multinazionale. Potenziale impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro in ambito logistico. Riccardo Fuochi, iscritto all'albo dei doganalisti di Milano, è vicepresidente di Assologistica. Assologistica è presidente dell'Associazione Italia Hong Kong dal 2017. Esperto di logistica internazionale e management, collabora con lo sviluppo Cina International. Con Fetra, con Fabi Export, AISA. Abbiate pazienza, scusatemi. Credo, allora, dicevamo Andrea Condotta, laureato con lode in scienze politiche presso l'Università di Padova, Public Affairs Innovation Manager in Gruber Logistics. Collabora con enti quali il Porto di Venezia, European House Ambrosetti, CFLI ed altri. Nel 2015 ricopre il ruolo di Global Marketing e Innovation Manager in una multinazionale della logistica. Nel 2017 è relatore di TEDx occupandosi del potenziale impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro in ambito logistico. Riccardo Fuochi, iscritto all'albo dei doganalisti di Milano, è vicepresidente Assologistica, presidente di Swiss Logistics Center dal 2018, presidente dell'Associazione Italia-Hong Kong dal 2017, esperto di logistica internazionale e management. Collabora con Sviluppo Cina, Eastern National, con Fetra, Fondazione Italia-Cina, con Fapi Export,
AIDA. Infine è presidente dell'Associazione Culturale Container Lab. Stefano Gualandi, laureato con lode in informatica presso l'Università degli Studi di Pavia, ottiene un dottorato presso il Politecnico di Milano e un master in intelligenza artificiale presso l'Università Cattolica di Lovanio in Belgio. È professore di ricerca operativa presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Pavia, nonché esperto di modelli per i sistemi di mobilità. Massimo Marciani, laureato in scienze statistiche, founder e chairman di Fit Consulting, esperto di mobilità sostenibile, attualmente ricopre inoltre il ruolo di esperto del Ministero dei Trasporti sul tema della distribuzione urbana delle merci, esperto della Commissione Consigliare Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità di Imprese per l'Italia Confcommercio, membro del Comitato Scientifico EPA e vicepresidente della Commissione Infrastrutture IPCR. Francesco Pastore, dottore commercialista, partner di RSM, società di revisione e organizzazione contabile, del business consulting leader con significative responsabilità di sviluppo. Ha lavorato presso importanti società di consulenza, tra cui Deloitte. Ha inoltre maturato un'esperienza ultraventennale come advisor per il board e l'alta direzione, sia in progetti di ristrutturazione aziendale complessi, sia in situazioni di crisi delle imprese bancarie. Andrea Rorero, laureata in economia, realizzazione di linguaggi telematici e di programmazione. Più di 25 anni di esperienza nel mondo dell'ICT e della trasformazione digitale. Ha lavorato infatti presso importanti multinazionali come Accenture e IBM prima di ricoprire il ruolo di Global CIO After Sales e Supply Chain presso CNH Industrial. Attualmente Chief Digital Officer di Fervo. Tiziana Pallone, dottore commercialista e revisore legale, ha sviluppato la propria esperienza professionale nella consulenza aziendale e nell'investment banking. Attualmente riveste incarichi in collegi sindacali e consigli di amministrazione e svolge attività di consulenza per aziende nazionali ed internazionali. È vicepresidente manager Italia Lombardia e altresì vicepresidente AIDA Lombardia. Posso anche dire che siede al tavolo di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico. Prego Laura, a te la parola. Eccoci, buongiorno. Allora, la mia introduzione a questo punto sarà brevissima perché vedo che siamo già leggermente stretti coi tempi. Porto due parole semplicemente legate a quella che è la mia esperienza professionale, nel senso che occupandomi di economia, ma principalmente di finanza, ho potuto vedere in questi ultimi anni l'ascesa del settore logistico a livello di asset class di investimento. Fin da subito, comunque negli anni precedenti, è sempre stata considerata un po' il brutto anatroccolo dai grandi investitori. Diversamente, negli ultimi anni è diventato quasi un asset imprescindibile da avere in portafoglio. E quello che sto raccontando io, che sto dicendo io, l'ha confermato peraltro nei giorni scorsi il CEO di Prelios, Riccardo Serrini, che è una delle principali piattaforme di investimento in Italia. Serrini è stato netto, ha detto: la logistica ormai per noi è un asset imprescindibile da avere in portafoglio, un qualcosa sul quale contiamo anche di continuare ad investire in quella che è la logistica, da quella più tradizionale ai nuovi modelli che si sono sviluppati negli ultimi anni, primo tra tutti l'urban logistic, di cui un esempio forse più calzante è l'app Gorillaz, cioè un'app che ti consente di avere la spesa a casa in 7 minuti ad un costo assolutamente contenuto. Ed è sulla scorta di tutte queste novità, di tutte queste introduzioni innovative che sono evidentemente connesse con la digitalizzazione, che anche in prospettiva il mercato si attende che la logistica continuerà ad avere uno sviluppo forte. Un dato sopra o tra gli altri consente di confermare questa tesi, ossia il fatto che rispetto ad altri paesi come possono essere gli Stati Uniti o come può essere la Cina, l'e-commerce è ancora non particolarmente sviluppato in Italia, rappresenta circa l'8% degli acquisti contro il 20% di Stati Uniti e Cina. È evidente dunque che c'è ancora modo per crescere e per svilupparsi. L'ultima considerazione che mi viene da fare, stante anche i dati del Politecnico che stimano per l'anno in corso un giro da affari per il settore vicino agli 86 miliardi di euro, è che tutta questa crescita venga fatta in maniera sostenibile, che è anche una delle tematiche che vengono analizzate nel corso di questa week e nella tavola
in questo incontro che andiamo ad iniziare. Quindi per iniziare passo subito la parola a Tiziana Vallone, vicepresidente di Manager Italia Lombardia, che ci parla proprio dei nuovi documenti introdotti dal PNRR, dal nuovo documento di trasporto, al SUDOC, ossia lo sportello unico dei controlli doganali. Grazie Tiziana. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio Andrea Venti per il coinvolgimento nello spazio di questo talk, che considero assolutamente interessante nel tema trattato. Vede particolarmente sentita da tempo l'esigenza di realizzare un sistema integrato dei trasporti, integrato aria, ferro, terra e acqua, in grado di offrire anche all'economia uno sviluppo appunto integrato. Il Covid da questo punto di vista ha accelerato questa esigenza e questo processo. Mi verrebbe da dire, proprio nell'ambito di quello che è il cambiamento che sta subendo la logistica in questi anni, fare riferimento alla definizione di Christensen, che ormai data 25 anni, di disruptive innovation, è particolarmente appropriato. Questo perché nel definire le innovazioni disruptive, Christensen parlò proprio di strumenti semplici che avrebbero potuto creare dei cambiamenti consistenti all'economia e al suo svolgersi. Da questo punto di vista, diciamo, come l'introduzione da parte del PNR di strumenti che sono semplici nel loro concept, ma verranno introdotti e quindi comporteranno probabilmente all'inizio qualche difficoltà, questo costituirà un notevole passaggio per la velocizzazione dei processi logistici in Italia a livello internazionale. Il PNR ha dedicato circa il 27% delle sue risorse alla transizione digitale e nell'ambito di questa le risorse dedicate allo sviluppo digitale nell'ambito della logistica e delle infrastrutture sono abbastanza importanti, anche perché la digitalizzazione, lo sviluppo della digitalizzazione e la transizione digitale costituiscono anche a livello europeo uno dei principali assi strategici di cambiamento. L'introduzione del PNR di due strumenti in particolare di cui vado ad accennare, che sono quelli del SUDOC, ovvero lo sportello unico doganale dei controlli, e del documento di trasporto digitale, favoriranno quello che è una maggiore competitività in ambito logistico, sia a livello nazionale che a livello europeo. Lo stesso ministro Giovannini ha ribadito questo concetto di come questi due strumenti, abbastanza semplici di per sé, renderanno molto più competitiva la logistica e velocizzeranno i controlli. Questo perché si introduce il cosiddetto principio once only, ovvero tutti gli operatori della logistica si interfacceranno attraverso un unico portale ed introdurranno solo una volta le loro informazioni, che si andranno ad integrare, e quindi in questo modo velocizzando tutto il processo. Questo sportello, che verrà gestito dall'Agenzia delle Dogane, sarà quindi aggiornato in tempo reale e consentirà da un lato all'Agenzia delle Dogane di coordinare, quindi di farsi attore e coordinatore di tutto il processo, ma consentirà altresì di ottenere un rilascio di certificazioni, autorizzazioni, licenze in tempi decisamente più rapidi. Quindi quali saranno gli elementi principali, diciamo, di innovazione? Innanzitutto questa interfaccia unica che si avrà,
il coordinamento da parte dell'Agenzia delle Dogane, a cui si potrà fare riferimento per tutto il periodo appunto del trasporto e della movimentazione sia delle merci sia in Italia che all'estero, e oltretutto la possibilità quindi di consultare online lo stato di avanzamento dei lavori. Va detto che ulteriori semplificazioni si prevedono per quel che riguarda le ZES, quindi le zone economiche speciali, e anche per le zone logistiche semplificate, le ZLS. Questi sono dei processi che chiaramente andranno attuati nei prossimi mesi, e però il tutto è già partito da fine dicembre. Altresì anche il documento doganale, il documento di trasporto digitale, sarà anch'esso una modalità per agevolare questi passaggi, e soprattutto per, penso ad esempio ai trasporti e alla logistica portuale, per anticipare questi passaggi già prima dell'arrivo presso i porti. Tutto questo quindi andrà a creare delle integrazioni, dei cambiamenti, ma soprattutto una maggiore capacità di dialogo tra i vari operatori. Vedremo oggi, attraverso gli interventi dei vari relatori, come questo passaggio sia in questo momento stato recepito sicuramente con favore da tutti gli interlocutori, forse con un po' di perplessità, perché come dicevamo all'inizio magari può creare un po' di difficoltà, come di solito accade quando si introducono delle forme di digitalizzazione più come dire, consistenti. Però sarebbe utile anche nell'ambito dei passaggi che faremo con i vari relatori avere anche un'idea e un feedback su questo tipo di innovazione. Per cui passo la parola adesso alla dottoressa Galvagno, che possa proseguire con la parola agli altri relatori. Grazie, ringrazio Tiziana Vallone. Passo subito la parola a Riccardo Fuochi, vicepresidente di Logistica. Restiamo sempre in ambito di nuovi documenti di trasporto e come questi possono essere utilizzati nei nuovi meccanismi di digitalizzazione della logistica. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e voglio ringraziare Andrea Vento per avermi invitato a partecipare a questo interessantissimo seminario. Vorrei come premessa contestualizzare un po' lo stato della logistica che sta subendo in questi ultimi due anni, anche a causa della pandemia, delle grandissime trasformazioni. Si stanno presentando nuovi scenari che influiscono pesantemente sulla supply chain, costringono il settore dello shipping e dei trasporti a rivedere le logiche distributive. Nel corso del 2020 il traffico mondiale dei container si è collocato attorno ai 174 milioni di TEU, con una flessione dell'1% rispetto al 19. Di questi 174 milioni, le 11 principali compagnie marittime hanno trasportato circa 130 milioni di container, pari al 74% del totale. I noli su alcune rotte sono aumentate da 6 a 7 volte. Ad esempio la tratta Shanghai-Genova ha visto un incremento del costo di trasporto nel gennaio 2020 ad oggi da 2.000-2.500 dollari a container a 14-15.000 dollari. Per quanto riguarda i servizi marittimi Asia-Europa, si sono formate tre alleanze che comprendono le 10 maggiori compagnie che controllano l'85% della capacità e il 52% delle navi. In queste condizioni non si può non pensare a una situazione di oligopolio, valutando anche i profitti fatti da queste compagnie nel corso dell'ultimo anno, che ammontano a oltre 150 miliardi. I tempi di trasporto, per contro, si sono allungati, causa pandemia, causa blocchi in alcuni porti, causa cancellazioni di partenze, è tuttora difficile trovare spazio sulle navi, così come sui treni e sugli aerei.
Ovviamente il costo dell'energia incide moltissimo sul prezzo del trasporto, anche a causa della trasformazione green in atto, che è un'operazione certamente non a costo zero. È in questa prospettiva che reshoring o nearshoring delle attività produttive potrebbero diventare un'opzione concreta. Gli Stati Uniti, ad esempio, fanno riferimento al Messico, mentre l'Europa guarda verso l'est europeo o il Nord Africa, magari più cari rispetto ai paesi asiatici, ma appunto più vicini e quindi più accessibili per puntuali fasi di produzione. Tuttavia, nonostante le grandi speranze per rimpatriare l'attività, non vediamo ancora un grande ritorno di produzioni, soprattutto nel nostro paese. Occorre quindi prestare attenzione ai nuovi flussi logistici, a prepararci a gestire quelli che saranno le nuove correnti di traffico e i nuovi paesi di produzione. Il Nord Africa, ad esempio, è uno di questi. E giocare per una volta d'anticipo in funzione di investimenti, politiche economiche, perché l'Italia finalmente potrebbe assumere il suo ruolo di centralità nel Mediterraneo ed essere il vero hub logistico distributivo verso verso l'Europa. I fondi messi a disposizione del PNRR per quanto riguarda infrastrutture, trasporti e logistica sono veramente cospicui. È però imprescindibile la condizione che questi fondi vengano utilizzati nell'ambito di un piano organico e strutturale, con una visione geopolitica d'insieme che coinvolga tutto il mondo del trasporto, dello shipping e della logistica. Interventi non fatti a favore o dei singoli porti o di una singola categoria, ma con una visione veramente globale e strutturale. Occorre forse pensare al vecchio piano della logistica a cui abbiamo lavorato tanti anni e che non è mai stato varato. Il risultato è che l'Italia è tuttora al 19° posto del Logistic Performance Index della Banca Mondiale. È prima la Germania e nelle prime 10 posizioni ci sono Olanda, Francia, Belgio, UK e altre, solo per citarne alcune. Si è spesso teso a far coincidere il gap logistico col gap infrastrutturale, come se gli unici problemi della logistica in Italia fossero provocati dalla mancanza di infrastrutture. Ma come adeguare la logistica del nostro paese alle nuove necessità del commercio internazionale? A questo proposito indico alcuni esempi. La semplificazione e sburocratizzazione dei processi a cui ha accennato la dottoressa Vallone, ma non avremmo dovuto aspettare il PNRR per fare il sudoku che poi non è altro che il famoso sportello unico di cui parliamo da 15 anni e che in altri paesi è già ampiamente applicato. Occorre poi un cambiamento di mentalità da parte degli operatori che devono tendere ad assumere il controllo della catena logistica, che è un valore aggiunto, cioè non più vendite franco fabbrica, ma la gestione totale del trasporto fino a destino. In Italia le vendite franco fabbrica rappresentano il 73% contro il 23% dei paesi europei. Far decollare le zone economiche speciali, le zone logistiche semplificate, adeguando però le procedure a quelle che sono le best practices internazionali. Guardiamo alle zone franche di Jebel Ali a Dubai o a quelle di Guangzhou in Cina. E infine, ma non come ultimo punto, il processo di digitalizzazione, che è stato già avviato in maniera molto massiccia dai grossi players dello shipping e dell'e-commerce. E-commerce che non è più una vendita di prodotti, ma anche una vendita di servizi e soprattutto di servizi logistici e di trasporto. La forza dell'e-commerce si basa appunto su un'efficienza della catena logistica. Del sudoku ne ha parlato la dottoressa Vallone e ribadisco il fatto che siamo in ritardo. È stato finalmente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ma occorre ancora
la conferma del regolamento con un decreto del Presidente della Repubblica. È un obiettivo ovviamente quello del Sudoku di accelerare tramite strumenti come gate automation, fast corridor, pre-clearing, single window, che sono strumenti di facilitazione che funzionano soltanto con una struttura informatica efficiente e un collegamento totale con le aziende di trasporto e logistica. Occorre quindi creare un'alleanza tra il settore produttivo e del commercio e quello della logistica per generare sinergie di sistema e per offrire ai clienti internazionali, che sono sempre più globali dal punto di vista sia del prodotto che del servizio, dei servizi altamente efficienti. È opportuno ricordare che l'attività connessa alla supply chain rappresenta il 9% del PIL, 108 mila imprese e 85 miliardi di valore. Di questi però l'85% ha fatturato da piccola o micro impresa e impiega meno di 9 addetti. Dobbiamo tenerne conto quando parliamo di processi di digitalizzazione. Veramente le nuove tecnologie possono fare la differenza e far fare il salto di qualità alle nostre aziende per competere contro una concorrenza sempre più globale, rappresentata da gruppi multinazionali che possono investire billions nell'innovazione tecnologica, ampliando così il gap PMI e giganti digitali. Quindi dobbiamo tener conto delle dimensioni delle nostre imprese, della loro difficoltà a dotarsi di sistemi e software adeguati, e le PMI mediante la digitalizzazione dei processi potrebbero avere un grande vantaggio sul mercato oggi in Italia, ma presentano un livello decisamente inferiore di adeguamento al processo. Ancora 30 secondi. Ho finito. Di digitalizzazione rispetto alla media europea. In quest'ottica serve una politica industriale per la logistica, una logistica 4.0 che sul modello di industria 4.0 si ponga l'obiettivo di accompagnare e far evolvere il settore, non soltanto con meri sussidi, non ci interessa sopravvivere e io penso che non sia neanche possibile, bensì incentivi agli investimenti finalizzati al salto dimensionale, tecnologico, formativo, green, e far sì che innovazione come blockchain, IoT, intelligenza artificiale, stampa produttiva in 3D, connettività 5G, non resti un miraggio per le piccole imprese italiane. Grazie. Grazie, dottor Riccardo Fuochi. Adesso la parola ad Andrea Condotta, Public Affairs and Innovation Manager di Gruber Logistics, che ci spiegherà sostanzialmente come buona parte anche di quello che è stato detto, ma come questa evoluzione, questa trasformazione si inquadra a livello di approccio europeo. Grazie. Buongiorno a tutti. Tra l'altro è arrivata una domanda in chat che è stimolante dal suo punto di vista. Allora, io ci tenevo ad affrontare il tema da un punto di vista, diciamo, un po' più generale, non semplicemente di carattere aziendale. Io ho la fortuna di essere membro del Digital Transport Logistics Forum, che è sostanzialmente il board della Commissione europea che si occupa di definire le politiche per quanto riguarda l'evoluzione digitale del nostro settore. È un board composto da circa un centinaio di esperti in cui hanno un posto, diciamo, assicurato a sedere i vari ministeri europei. In più ci sono soggetti pubblici e privati. Il Digital Transport Logistics Forum diciamo collabora con la Commissione per lo sviluppo delle politiche da un po' di anni e sostanzialmente si focalizza principalmente su due trend che sono già stati menzionati oggi. Il primo è il data sharing, quindi la capacità delle aziende di comunicare i dati sotto diversi aspetti, quindi comunicare i dati da un punto di vista B2B, azienda-azienda, da un punto di vista business administration, quindi con il soggetto pubblico, e poi la capacità degli stessi soggetti pubblici di condividere i dati tra loro. Questo chiaramente ha delle ripercussioni molto forti su come andiamo a creare gli stessi strumenti informatici di cui oggi facciamo utilizzo,
E come questi strumenti informatici comunicano tra di loro. È abbastanza evidente per chiunque lavora all'interno del mondo della logistica che i sistemi che oggi utilizziamo sono fondamentalmente stati creati con una silo mentality, per cui noi abbiamo una buona capacità di raccogliere informazioni, registrare le informazioni e una scarsissima capacità di condividere quelle informazioni, anche qualora lo volessimo fare. Secondo tema è appunto quello della digitalizzazione documentale per le transport system ed è un tema estremamente complesso perché appunto ha a che fare come cita il commento in chat non semplicemente con la capacità tecnologica dei soggetti ma anche con gli accordi internazionali per l'accettazione dei documenti e l'adeguamento delle stesse autorità di controllo agli accordi che sono stati presi dagli stati. Faccio un esempio pratico, la CMR elettronica, se ne parla da 1000 anni, esiste quello d'intesa a livello internazionale, tra l'altro firmato recentemente dalla Germania, che l'Italia non ha ancora ratificato. Detto ciò, in diversi paesi, comunque sia, io non posso girare con una CMR elettronica, che è il classico documento di trasporto per quanto concerne il trasporto internazionale, perché anche se gli stati hanno rocchiato il protocollo, la polizia mi ferma e mi chiede il cartaceo. Quindi c'è una tematica di adeguamento. Detto ciò, da questo punto di vista le imprese sono molto più avanti, se posso permettermi, rispetto all'autorità pubblica, noi stessi. In questi giorni Gruber sta facendo un test insieme a Benetton e a Qdire, che è una startup digitale, su un sistema di gestione documentale basato sulla blockchain e quindi fondamentalmente da un punto di vista tecnologico noi saremmo già pronti, da un punto di vista politico non lo siamo. L'approccio comunque nostro a livello aziendale è testimoniato dal fatto che io partecipo a questi tavoli di elaborazione delle policy a livello europeo, è quello di collaborare con mentalità aperta con i vari soggetti che possono legiferare, che possono creare delle condizioni migliori per l'introduzione progressiva e sempre più massiva della digitalizzazione nelle nostre pratiche quotidiane. Ho fatto i miei 3 minuti e ho anche superato. Eccoci allora, a questo punto passo subito la parola a Francesco Pastore di M Business Consulting Leader Italia, dall'Europa e quindi da quello che sta meditando l'Europa rispetto al settore delle infrastrutture. Passiamo alla mobilità sostenibile con uno sguardo però un po' a quello che è stato il destino comune di tutti degli ultimi 2 anni, ossia l'impatto del Covid sul settore della logistica e come il settore è stato in grado di rispondere. Francesco Pastore, grazie. Grazie ad Andrea Vento, diciamo, dell'invito a questo interessante talk. E noi ci occuperemo, come abbiamo anticipato, del tema PNRR e dei cambiamenti, potrei dire, strutturali in atto, diciamo, nel sistema logistico. Io sto anche in ALIS, che è l'associazione, diciamo così, della logistica italiana, che raggruppa circa 1700 aziende per 39 miliardi, diciamo, di fatturato consolidato, quindi è un bel punto di vista. Partiamo dal PNRR. Il PNRR si occupa, come sapete, nella missione 3 sostanzialmente di infrastrutture e mobilità sostenibile con un obiettivo. L'obiettivo qual è? È quello di creare in un tempo, diciamo, di 5 anni strade, ferrovie, porti, aeroporti più moderni e sostenibili da questo punto di vista. In particolare il primo capitolo della missione 3 si occupa di rete ferroviaria con 23 miliardi stanziati e con, diciamo così, la possibilità di andare sui collegamenti dell'alta velocità, passeggeri e merci, e quindi è un capitolo importante che sta curando RFI con diciamo, disponibilità già stanziata. Poi c'è un secondo capitolo interessante, sempre della missione 3, che riguarda intermodalità e logistica, in particolare per l'ammodernamento e la digitalizzazione del sistema logistico. E qua si apre uno scenario rispetto alle cose da fare, si parla di digitalizzazione della catena logistica fino all'efficientamento energetico, alla
alla elettrificazione delle banchine e così via. Quindi tutta questa attività naturalmente presuppone organizzazione. Noi dal nostro punto di vista abbiamo organizzato una task force che si occupa sostanzialmente di PNRR supportando le imprese e naturalmente si occupa di green. Sapete per quanto riguarda il green che la porta italiana del green è SACE. L'anno scorso è stato attuato il passaggio da SACE, da CDP a MEF, questo nelle intenzioni del governo per essere più veloci. Sapete che SACE dà anche la garanzia green dell'80% rispetto all'investimento effettuato. Un esempio diciamo, di progetto riguardato recente, abbiamo visto, ha riguardato Arvedi, che è un'acciaieria che sta a Cremona. Loro hanno trasformato il processo produttivo in idrogeno, progetto a 350 milioni, che è stato presentato a SACE. SACE naturalmente verifica il rispetto della tassonomia europea, cioè che il progetto sia effettivamente green. Una volta avuto poi l'ok di SACE, l'azienda ha messo un green bond nell'ordine di 80 milioni che è stato collocato poi successivamente nell'arco di qualche settimana. Nota diciamo numerica riguardo le emissioni annuali diciamo così di debito sostenibile che ormai hanno raggiunto a livello globale hanno raggiunto un livello di 1.500 miliardi di dollari con un incredibile direi 40% rispetto al 2020. Ecco, per capire l'accelerazione, solo questo flash, consideriamo che le banche di investimento globali avevano stimato per questo tipo di investimento un livello di 900 miliardi. Quindi il debito sostenibile può vantare diciamo così, di una massa importante diciamo così di liquidità che naturalmente è più diffusa come sappiamo sui cosiddetti green bond che sono diciamo come conosciamo tutto le obbligazioni classiche conosciamo bene. Ultima cosa sono diciamo i cambiamenti strutturali in atto nel sistema logistico principalmente tre quali sono la prima è sostanzialmente i cambiamenti lato domanda. Cambiamenti della domanda, pensiamo tutti chiaramente all'esplosione dell'online, no? Che abbiamo visto accentuato in particolare con la pandemia. Però l'esplosione dell'online ha un effetto e una ricaduta in termini di diminuzione della domanda di superfici di vendita e paradossalmente, come è stato detto prima anche da Riccardo Fuochi, un incremento diciamo, della domanda di superfici di logistica e tutti gli investitori adesso ovviamente guardano quello che è l'investimento in termini di logistica, che è un asset che devono tenere nel loro portafoglio importante. L'altro cambiamento è sul fronte del mercato del lavoro, è stato accennato prima, con il tema della digitalizzazione che prenderà naturalmente sempre più piede. E poi naturalmente ci sono l'ultimo fronte, è quello dei cambiamenti tecnologici che per quanto riguarda il sistema dei trasporti e la logistica andrà anche sul tema dell'automazione e della comunicazione con i veicoli, diciamo così, quindi facciamo riferimento al trasporto su gomma. Le strategie di reazione delle imprese rispetto a tutto questo traguardano anche, se volete, lo sfruttamento diciamo, di prestiti gestiti dalla banca pubblica e quindi in questo senso la garanzia di SACE, che è una garanzia dell'80% rispetto all'investimento green, è anche importante. Ultima cosa che dico come nota di relazione è che recentemente SACE ha fatto accordi con due banche che sono Intesa e Montepaschi per gli investimenti fino a 15 milioni di euro. Quindi tutti gli investimenti green fino a 15 milioni di euro, l'istruttoria verrà fatta sostanzialmente dalle banche, le quali poi passeranno l'esito dell'istruttoria favorevole a SACE che in 48 ore rilascerà garanzia all'impresa che potrà andare... Poi ancora 30 secondi. Sì, no, ho finito, diciamo, queste sono le cose principali. Ultima notazione, io vedo, rispondendo alla domanda che era, diciamo, era messa prima, speriamo tutti che questo sia un momento diciamo, favorevole, anche perché io trovo che è l'ultima occasione che abbiamo per poterci
poterci dare un po' una scossa rispetto a questo piano Marshall che è dato dal PNRR. Grazie a tutti. Grazie. Prima di introdurre il prossimo relatore, solo una brevissima nota di servizio. Per questo giro di interventi, i minuti in realtà per poter parlare sono 6. Sarà nella prossima tornata che si ridurranno a 3, ma ringraziamo appunto la condotta che, stringendo il suo intervento, ci ha permesso di recuperare un po' di tempo. A questo punto invece chiedo se può intervenire Andrea Ruero, Chief Digital Officer di Fervo, che ci parlerà ancora di sostenibilità e soprattutto come si può provare a ridurre le emissioni di CO2 andando ad ottimizzare quelli che sono gli spostamenti. Grazie Laura, grazie anche ad Andrea per l'invito a questo talk molto interessante che si focalizza molto su quanto abbiamo avuto la possibilità di fare, anche se siamo una piccola PMI e se ci siamo, se vogliamo, autofinanziati, quello che posso definire Service 4.0. Ovvero toccando un po' tutti i temi che i relatori, i colleghi precedenti hanno toccato, ovvero la trasformazione digitale menzionata dalla dottoressa Vallone, piuttosto che il paperless, la blockchain, le comunicazioni B2B ottimizzate da parte di Andrea condotta, piuttosto che appunto l'approvvigionamento e la gestione della supply chain che lo stesso Andrea ha menzionato nella sua apertura. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo denominato FIMS, che serve questo nostro service 4.0, una piattaforma che sostanzialmente permette di vedere dove le nostre squadre di manutenzione si trovano. Quindi da un punto di vista logistico geolocalizzarle e ottimizzare i loro spostamenti. E ottimizzare i loro spostamenti noi riusciamo a ridurre o evitare viaggi lunghi, viaggi inutili e quindi a efficientare o a diminuire le emissioni di CO2 da questo punto di vista. Abbiamo introdotto questa piattaforma digitale che ci permette di rimuovere completamente tutti i cartacei di rapportini di intervento piuttosto che di avvenuta consegna di un bene, piuttosto che di avvenuta esecuzione di una manutenzione. Tutto ciò è tracciato digitalmente da questa nostra piattaforma che ci permette in real time di vedere come le nostre squadre stanno agendo. E tutte queste informazioni, cosa ancora più importante, sono condivise sia con i nostri clienti. I nostri clienti sono coloro che valorizzano gli immobili e gli immobili hanno un carbon footprint enorme non tanto nella costruzione con tutta la logistica che serve per costruire appunto un building, quanto per il life cycle di questo building, cioè quanto questo building in corso d'opera necessita di appunto tutta una supply chain per far sì che lui abbia un corretto funzionamento e mantenga una certa qualità per gli inquilini, siano essi centri commerciali, headquarter o centri di aggregazione in generale. Nel implementare questa piattaforma abbiamo anche la possibilità di dare indicatori di sostenibilità sia come ho detto nella gestione delle squadre sia anche nelle emissioni, meglio, nelle minori emissioni che possiamo generare di CO2, quindi rendendo più sostenibile il total cost of ownership per il cliente, il consumer finale. Da questo punto di vista abbiamo anche realizzato una piattaforma che recupera la CO2 che c'è nell'ambiente, la stocca, quindi la cattura, e
permette di, con un, diciamo una tecnica particolare a base chimica, permette di recuperarla e riutilizzarla, quindi di abbattere la CO2 che c'è nell'aria, di trattenerla, di convertirla e di renderla nuovamente una risorsa per tutti noi. Quindi alcol etilico, mascara per le signore, racchette da tennis in graffite per gli sportivi, matite per scrivere. Questo grazie a che cosa? A appunto queste nuove tecnologie, grazie all'IoT che sul campo reperisce le informazioni che convergono in questa piattaforma che ci aiuta a fare questo tipo di governance, quindi ad un vero digital twin sia del fisico, sia degli asset che sono da governare, e sia delle squadre e quindi della logistica che è a supporto di questi asset. Il mio messaggio, diciamo, fondamentalmente questo: due concreti use cases che diciamo permettono di non perdere l'occasione che Francesco Pastore diceva prima, abbiamo già perso probabilmente con la famosa Industry 4.0 di un lustro fa circa. Questa è un'occasione da non perdere assolutamente, perché non ne va tanto solo dell'ottimizzazione della supply chain, ma ne va nel riguadagnare competitività e prepararsi in modo adeguato per il futuro che ci aspetta. Grazie mille, e a questo punto tocca a Stefano Gualandi, professore di matematica dell'Università di Pavia, e con lui passiamo a discutere di trasporto multimodale. Buongiorno, ringrazio Andrea Vento per l'invito a partecipare a questo evento. Per me è la prima volta un evento di questo tipo, sono più abituato a lezioni frontali, ma ho raccolto un paio di esperienze che volevo condividere nell'ambito di un progetto che ho in corso con Joint Research Center di Siviglia, che è un centro di ricerca della Commissione Europea che si occupa di dare supporto alla Commissione direttamente al Parlamento per la valutazione di policy di trasporto, in particolare per il trasporto pubblico. Quindi porto un po' il punto di vista, diciamo in un certo senso originale, sotto due punti di vista: uno, perché sono comunque un accademico, quindi mi discosto un po' da quello che è la logistica industriale, e due, perché è appunto il trasporto di persone, la logistica di persone, se volete, e non di merci. Allora, l'obiettivo principale del centro di ricerca con cui collaboro alla fine è cercare di ridurre il carbon footprint delle nostre città, rendendo il trasporto pubblico più economico e più efficiente del trasporto individuale. E il trasporto delle persone condivide la stessa infrastruttura stradale di rete che ha la logistica industriale. Anche il trasporto pubblico, l'abbiamo vissuto tutti, è stato fortemente influenzato dagli effetti del Covid, perché quando si è trattato di ripianificare e gestire le disruption dovute al Covid è andato un po' tutto in tilt, e quindi ci si sta chiedendo come si può fare a rendere il trasporto pubblico più economico, più efficiente, ma anche più sicuro e affidabile. Dal punto di vista più di ricerca, quindi con uno sguardo in avanti, sicuramente giocano un ruolo importante le digital twin, e di cui diciamo l'intelligenza artificiale diventa una tecnologia abilitante, per esempio più dal punto di vista di ricerca, però sicuramente previsioni più accurate del flusso di persone e quindi eventualmente di merci tramite l'uso di algoritmi predittivi è sicuramente un aspetto molto importante. Algoritmi di anomaly detection sulla circolazione della rete, magari anche in real time, sicuramente sono argomenti molto molto interessanti, perché poi permettono di attivare tutte le procedure di disruption management che sono fondamentali a livello operativo. E quello che volevo un po' riportare come esperienza nel trasporto pubblico è che, come dato di fatto, nel trasporto pubblico si è già passati al digitale, a digitalizzare le informazioni. Abbiamo un sacco di app per l'orario dell'ATM, poi un'altra app per l'orario di Trenitalia, poi un'altra app per altre agenzie di trasporto, e quindi quello che manca, un po' come diceva prima Andrea Condotta, non è tanto la digitalizzazione in sé dell'informazione singola, ma è avere anche
uno standard per lo scambio di informazioni digitali. Se i sistemi automatici non parlano un linguaggio comune, è difficile avere un servizio multimodale efficiente in cui l'utente finale possa comprare un biglietto unico, e quindi c'è anche un problema di tariffazione del trasporto multimodale, e che vada a riferire in modo, diciamo, integrato le informazioni tra le diverse agenzie di trasporto. Basti pensare sempre all'area milanese, che ci riguarda un po' tutti, c'è la TM, c'è l'Enord, c'è Trenitalia, da Pavia c'è l'autoguidovie, su Lodi c'è un'altra, c'è la Star Lodi, senza poi contare il trasporto a livello europeo. Nel gestire questa esigenza di avere uno standard di scambio di informazioni digitali, quello che si cerca di fare è non guardare solo al sistema Italia, ma guardare all'Europa, perché, diciamo, l'obiettivo un po' del centro di ricerca è quello di avere come progetto ambizioso di poter pianificare un viaggio dalla periferia di Milano, magari alla periferia di Berlino, utilizzando solo mezzi pubblici, tram, bus, treni, e pagando un solo biglietto integrato, senza dover avere l'utente che va a cercare biglietti su diversi sistemi integrati. Quindi, diciamo, quello che volevo un po' richiamare l'attenzione, che probabilmente, diciamo, adesso non sono un esperto di logistica prettamente industriale, ci sono stati diversi interventi interessanti prima, è che, diciamo, bisogna da un lato continuare a investire su quelle che sono tecnologie di intelligenza artificiale, dall'altro, dal punto di vista pratico, porsi delle domande importanti, cercare di trovare delle soluzioni, anche come una volta che le informazioni real time, di pianificazione e di gestione sono digitalizzate, possano essere scambiate liberamente tra diversi attori che condividono l'infrastruttura della rete di trasporto. Perché a livello accademico possiamo sviluppare gli algoritmi di intelligenza artificiale più belli e più performanti che si vuole, ma se poi il dato che viene dato in input agli algoritmi di intelligenza artificiale è spazzatura, l'output che daranno continua a essere spazzatura. Quindi l'importanza di scambi di dati è fondamentale per avere un sistema di trasporto multimodale più efficiente. Ho cercato di essere il più sintetico possibile, così recuperiamo tempo per le domande. Vi ringrazio. Perfetto, la ringrazio anch'io. A questo punto l'ultimo intervento del, chiamiamolo così, primo giro di tavolo è Massimo Marciani, founder and chairman at Fit Consulting, che ci spiegherà come la digitalizzazione di fatto impatta su processi e modelli di business. Allora, innanzitutto voglio ringraziare ovviamente Andrea Vento per l'invito nell'incontro di oggi. Approfitto proprio 30 secondi per rispondere al professor Gualandi. Questa necessità, che è una necessità di avere un'integrazione di quelli che Andrea Condotta ha chiamato silos verticali, per quello che riguarda la movimentazione delle persone, sarà realizzata attraverso il MaaS, un sistema di mobility as a service che andrà ad integrare i vari operatori e le informazioni dei vari operatori in un soprasistema che sarà in grado sostanzialmente, per il momento siamo in sperimentazione in tre aree metropolitane italiane, però dovrà essere in grado di poter fare quello che il professore diceva, perlomeno in un ambito urbano, cioè integrare le informazioni di diversi operatori modali, pubblici e privati, e avere un'unica interfaccia per noi come clienti. Faccio presente che per quello che riguarda la movimentazione delle persone, l'integrazione dei sistemi digitali è da un lato più semplice perché ci sono degli interessi di mercato molto spinti, cioè di sostanza un operatore come può essere Google, all'interno di Google Map ha già realizzato questa cosa. Voi, se volete, su Google Map potete fare uno spostamento pubblico privato con un mezzo di trasporto integrato e così via. Quindi esistono già degli esperimenti di questo tipo. Chiaramente quello che è un argomento sensibile, cioè la competizione fra i diversi operatori che afferiscono a questa piattaforma, che sono, ricordo, in competizione. Noi lo vediamo in un sistema integrato complessivo
in base alle nostre convenienze, ai nostri profili di uso e di utilizzo, però sono operatori che sono in forte confronto, anche quelli, anche le agenzie pubbliche, anche l'ATM di Milano o gli operatori pubblici, comunque sia sono operatori che sono in concorrenza rispetto ad altri. Per cui c'è questo tema, che è il tema dell'integrazione, il tema della concorrenza, e qui mi aggancio al settore della logistica. Il settore della logistica è un settore che è stato sottoposto per anni, per decenni, ad un'opera di balcanizzazione. Io ricomincio dalla domanda iniziale di Andrea Vento: perché non abbiamo un campione nazionale della logistica? Di chi è la responsabilità? Allora, io non mi voglio sottrarre a questo genere di risposte. Tra l'altro, come presidente del Freight Leader Council, abbiamo messo in campo un think tank della logistica che ha prodotto dei documenti anche sulla digitalizzazione pubblici, che possono essere scaricati perché sono a disposizione di tutti dal sito del Freight Leader Council. La responsabilità sta all'interno del sistema industriale italiano. Questa è la risposta. Per anni, e anche oggi in alcuni casi poco illuminati, le aziende considerano la logistica un costo, non una risorsa. Allora, per ritornare anche al riferimento che Laura Calvagni faceva in apertura al lavoro del Politecnico, se noi andiamo a vedere l'analisi che Politecnico fa sui canali e-commerce e sulla logistica, dice che noi cittadini scegliamo l'operatore o il fornitore di servizi e-commerce in base alle opzioni di consegna. Poi esistono dei casi particolari come quello di mia moglie, che con Zalando c'ha un rapporto, diciamo, extraconiugale, per cui vedo sempre operatori di Zalando che vanno avanti e dietro, perché mi sembra di aver capito che lei aderisce ad un programma che gli dà la riconsegna del reso gratis. Allora voi capite che se la riconsegna del reso è gratis, la funzione di ottimizzazione delle esigenze di mia moglie sono quelle di far arrivare 8 paia di scarpe per poi prenderne una. Ma io mi domando, la nostra società, il nostro sistema, diciamo, di mobilità produttivo e anche, diciamo, di qualità della vita in ambito urbano, può sostenere la somma di tante utilità di questo modo? Cioè, mia moglie non va più nel negozio di scarpe a provarsene 8 e poi comprarsene una, ma se ne fa venire tutte a casa e rimanda indietro quelle che non servono. Allora, per quello che riguarda la logistica, noi dobbiamo avere sempre una visione un pochettino più ampia, un pochettino più strategica di quello che hanno avuto la nostra industria e il nostro settore distributivo finora. Perché nel momento in cui l'acquisizione di servizi logistici viene data agli uffici acquisti che vanno ad acquistare il servizio al prezzo chilometrico più basso, è evidente che io provoco una competizione a ribasso. Io credo che sia importante invece iniziare un processo, e in questo sono molto d'accordo su quello che diceva inizialmente Riccardo Fuochi, del creare una sinergia verticale di filiera fra chi produce, chi distribuisce, chi riceve e chi consuma. Perché non è pensabile che noi abbiamo nel nostro panorama italiano delle aziende primarie, non faccio nomi per carità, diciamo, di patria, che comprano delle pagine su Corriere della Sera in cui scrivono che loro sono delle big company, in cui scrivono che quel comodino che ci portano a casa in realtà è stato sostituito da 3 alberi, e poi quando vanno a acquistare servizi logistici li acquistano a prezzo più basso, disinteressandosi totalmente del carbon footprint che hanno i soggetti che poi vanno in consegna, o addirittura del rispetto minimo etico che c'è in questo settore. La tecnologia è una tecnologia, la digitalizzazione fornisce in continuazione degli spunti e delle suggestioni, no? Per questo io insisto molto. Non parliamo di transizione digitale, parliamo di trasformazione digitale. Perché? Perché in settori che sono manpower intensive, come la logistica, la digitalizzazione implica veramente un cambiamento profondo dei processi. Bisogna formare il personale, bisogna riscrivere i mansionari, bisogna organizzare l'azienda, e tutte le procedure devono essere riviste e modificate.
Ed è chiaro che molto spesso il cambiamento viene ostacolato dall'inerzia, viene ostacolato dalla, come dire, dalle abitudini, da quello che noi abbiamo sempre fatto. Abbiamo detto, noi lavoriamo molto in aziende in questo senso, no? Aiutandole in questo processo, ci troviamo certe volte degli operatori che dicono, ma noi abbiamo sempre fatto così. Ho capito, ma se hai fatto sempre così non vuol dire che quella è la scelta migliore, magari non c'era la tecnologia, non c'era questa opportunità. Quindi il tema della logistica come un asset fondamentale per lo sviluppo di questo paese deve essere portato in Confindustria, tanto per non fare nomi. Deve essere portato in Fede Distribuzione, sempre per non fare altri nomi. E quindi nel momento in cui, ad esempio, nell'efficienza dell'azienda e nel suo carbon footprint sono considerati anche i servizi logistici, allora questo qui sicuramente cambia completamente il paradigma. Io quando vado ai convegni e parlo di logistica uso sempre fare questa metafora, no? Che la logistica è come il wifi. Se funziona nessuno se ne accorge, appena non funziona diventa un problema. Ognuno di noi che usa il wifi non conosce l'operatore che fornisce il wifi, non conosce l'arca del sistema del wifi, ma prende soltanto il servizio, utilizza soltanto il servizio. Ecco, a me invece piacerebbe che la logistica fosse valorizzata, mi piacerebbe che la logistica si ponesse anche il problema dell'integrazione e con questo diciamo chiudo, ovviamente il tema del francofabbrica e francodestino è un tema che si inserisce perfettamente. Nel momento in cui noi produciamo una digitalizzazione spinta del settore, si aprono due grandi tematiche. La prima tematica è quella della continuità di copertura, quindi l'estensione del 5G dovunque serve e come serve per avere informazioni in tempo reale, e tutto il tema della cyber security che si porta presso il sistema dei dati. Il secondo è quello della modalità con cui noi andiamo a digitalizzare, perché se noi digitalizziamo e rendiamo trasparente la fiera, che è quello che tutti ci chiedono, utilizzando la blockchain, utilizzando il sistema di certificazione, questo vuol dire che noi ci esponiamo in maniera chiara rispetto alle procedure. E questo vuol dire che noi dobbiamo passare da inevitabilmente 85.000 aziende di logistica a una frazione di queste, e quindi creare veramente un sistema di aggregazione che porti alla costituzione di volumi e di aggregazioni di soggetti che possano veramente giocare un ruolo nel nostro paese. E scusatemi, sono andato un po' troppo lungo, ma su questi argomenti mi infervoro abbastanza. Grazie, dottor Marciani. A questo punto passo la parola a Margherita Fedocci, perché dopo, grazie a tutti gli spunti che sono arrivati da questo primo giro di tavolo, sono anche parecchi i contributi in chat. Adesso Margherita gentilmente ce li legge. Ecco, procedo nella lettura delle domande per i nostri relatori. Doriana Varca. È emerso in modo trasversale che il successo della transizione energetica e digitale dipenderanno moltissimo da processo legislativo, burocrazia e dalla semplificazione dei processi della pubblica amministrazione. Possiamo essere fiduciosi nonostante il passato? Alessandro Burrone. Nei due talks di stamattina è emerso chiaramente il reshoring di attività industriali e produttive come una scelta strategica per il Paese. È credibile? Filippo Testa. Si parla poco della logistica industriale con campioni come B-Cube. Può essere un'opportunità anche in chiave occupazionale? Leggo un'altra domanda. Amazon ci ha abituato nella logistica consumer a velocità e semplicità nel servizio. Può il sistema italiano avere le stesse performance? Marta Colonnese. Logistica è un termine abbastanza generico per me ascoltatore. Logistica umana e mobilità, logistica produttiva, logistica delle merci. Sembra un insieme assai complesso da governare. Qual è il ruolo della digitalizzazione? Lascio la parola alla dottoressa Galvagni per moderare le repliche dei nostri relatori. Eccoci allora, grazie Margherita, e se ha voglia io passerei la parola, riprenderai un po' un giro di tavolo per sostanzialmente tirare conclusioni anche grazie agli stimoli che sono arrivati dagli altri relatori e dalla chat, e quindi ricomincerei da Tiziana Vallone, vicepresidente manager Italia Lombardia, per un, come dire,
un'ultima riflessione e un saluto. Scusate, regole di ingaggio, purtroppo per i tempi che stringono, questa volta saranno solo 3 minuti. Grazie Tiziana. Allora, mi rifarei a una delle prime domande in chat. Ho apprezzato tantissimo tutti gli interventi e quest'ultima domanda faceva riferimento a una sorta di perplessità nel mettere in atto queste nuove modalità di digitalizzazione che possano rendere più veloce il processo e ottimizzarlo anche a livello nazionale. E faccio riferimento all'intervento appunto di Macciano, che secondo me è molto importante dal punto di vista del voler coinvolgere anche Confindustria piuttosto che Federdistribuzione, piuttosto che quelli che sono gli interlocutori principali dal punto di vista industriale con la logistica, perché è vero che da lì si parte, quindi apprezzati anche da parte anche tutti gli interventi che ci sono stati, su tutte le potenzialità che abbiamo come paese, anche in riferimento a quanto ha detto il dottor Pastore, ci sono degli strumenti, si è fatto riferimento a SACE, quindi non solo le risorse del PNR, ma anche tutta una serie di altre risorse che sono state messe a disposizione, nonché anche degli strumenti finanziari che sono utilizzabili, quindi bisognerà investire molto da questo punto di vista, non dimenticando e lavorando soprattutto sulle interazioni delle varie parti. Quindi dal mio punto di vista è questo il focus da dare nei prossimi mesi, perché stiamo parlando comunque di tempi ristretti. Se non si opererà velocemente, il rischio è di perdere in termini di competitività a livello nazionale. Quindi questa è la mia osservazione. Grazie mille a Tiziana Vallone e adesso Riccardo Fuochi. Sì, tra le domande poste c'è quello relativo alla strategia in funzione di un processo di reshoring. Io penso che questa strategia deve essere rivolta soprattutto alla parte logistica, cioè riavvicinando le produzioni l'Italia può giocare veramente un ruolo determinante come hub distributivo a livello mediterraneo e a livello europeo. Quindi occorre indirizzare anche gli investimenti e le politiche economiche rispetto a quei paesi che verranno in qualche modo beneficiati da questo fenomeno di riavvicinamento delle produzioni. Quindi dobbiamo guardare un po' avanti, cercare di capire cosa succederà in Africa, tenendo anche conto di quello che sta avvenendo dell'entrata in vigore della African Continental Free Trade Area, che comprende 53 paesi africani, quindi è un elemento importantissimo. Per quanto concerne la parte burocratica, che speranze abbiamo che tutto funzioni? Certamente, se i sistemi riusciranno in qualche modo a bypassare certe scelte e certe decisioni fatte dal burocrate, probabilmente sì, è difficile un cambiamento totale di mentalità da parte della burocrazia. Stiamo parlando adesso di Sudoku, perché non vogliamo più parlare di sportello unico, perché ne abbiamo parlato per 15 anni, ma finalmente ci siamo arrivati, forse, perché manca ancora una firma. Poi vedremo dopo la firma come verrà applicato. Ecco, io penso che questi sono i temi su cui dobbiamo ragionare. Un'ultima battuta circa la dimensione delle nostre aziende. Il professor Gualandi ha detto che questo numero dovrà essere ridotto, ma io penso che non sia necessario. Laddove il processo di digitalizzazione possa diventare un driver di aggregazione di medie e piccole aziende che continueranno a svolgere nei confronti del cliente finale il loro ruolo di consulenti, organizzatori, personalizzazione del servizio e tutto quanto
i grossi gruppi non sono nelle condizioni di offrire. Grazie. Grazie mille a Riccardo Fuochi. Adesso Andrea Condotta. Grazie. Rispondo alla domanda su Amazon, no? Che chiede se la logistica italiana in qualche modo può essere capace di eguagliare le performance a cui Amazon ci ha abituati. Beh, in realtà lo fa già, nel senso che se noi prendiamo le performance di Amazon relative al cliente finale, sono in realtà possibili grazie ad un sistema di logistica integrata, o meglio potremmo anche dire un network di logistica, che viene garantito dalle aziende. Amazon non ha ha anche mezzi di proprietà, anche magazzini, via dicendo, però in realtà è partita soprattutto in Italia, fa da integratore di soggetti diversi. Noi stessi lavoriamo anche per Amazon. Ovviamente il cliente finale, il consumatore, vede l'ultimo pezzo della catena logistica, che è nel momento in cui il pacchetto gli arriva a casa. Però quella merce da qualche parte è stata prodotta, è stata stoccata dentro il magazzino, ha utilizzato treni, ha utilizzato mezzi pesanti, è stata deconsolidata, ha fatto un percorso di un certo tipo, e quel percorso di un certo tipo viene garantito dal sistema logistico. La vera domanda semmai è se rispettare determinati tempi o la reverse logistics, che è stata ben descritta con l'esempio delle scarpe da parte di Massimo Marciani, sia realmente sostenibile. E quando parlo di sostenibilità non parlo semplicemente di sostenibilità o solamente di sostenibilità ambientale, ma parlo anche di sostenibilità sociale. E quindi il presidente di Assologistica, in un recente convegno presso organizzato dal Politecnico di Milano, ha fatto presente come esista un tema di legalità legato alla logistica italiana. Pertanto nel momento in cui noi consumatori finali andiamo a fare un utilizzo molto spinto della logistica e non la paghiamo, non la stiamo pagando, in qualche modo ci dovremmo chiedere chi sta assorbendo quei costi. E alcuni fatti non propriamente positivi, fatti di cronaca non propriamente positivi, che sono stati riportati sui giornali nel corso degli ultimi mesi, hanno evidenziato come la logistica italiana, in qualche modo, o per alcuni aspetti, non sia pienamente sostenibile. E questo secondo me è il tema che dobbiamo trattare. Come Gruber Logistics, noi siamo un'azienda italiana, non rientriamo nelle piccole aziende, nel senso che il nostro fatturato è intorno ai 420 milioni di euro. Fino a pochi anni fa abbiamo fatto logistica fondamentalmente solo in Germania, parlo di magazzini, poi lato trasporti, lavoriamo costantemente in tutta quanta Europa. Ma siamo entrati nella logistica italiana con un concetto di ingegneria organizzativa e forte spinta alla digitalizzazione, pensavo semplicemente ad avere personale diretto, e quindi personale diretto in cui garantiamo che non ci sia lo sfruttamento delle persone, che non era in realtà il nostro focus principale. Il nostro focus principale era essenzialmente su miglioramento processi, sviluppo digitale, eccetera, quindi una logistica ad alto valore aggiunto. Una logistica ad alto valore aggiunto che in realtà ha avuto un certo appeal lato mercato, ma soprattutto il tema della sostenibilità, a cui peraltro non avevamo messo il focus principale, ha avuto ancora più risalto. Per cui la digitalizzazione può avere un effetto assolutamente positivo, lo deve avere assolutamente positivo, ma non ci dobbiamo illudere che tutto si esaurisca attraverso processi digitali integrati. Dietro a un determinato lavoro ci stanno sempre le persone, il focus deve stare sulle persone, e se non stiamo pagando la logistica ci dobbiamo chiedere se stiamo veramente pagando in modo adeguato le persone che lavorano nella logistica. Grazie mille. E Francesco Pastore di RSM. Non so il microfono? Sì. Non so se magari un'inversione, sì, di giro. Ok, perfetto. Andiamo con Andrea Roero e poi al più torniamo con Francesco Pastore.
Sì, grazie. Mi riallaccio a come ha finito Andrea, ovvero il fatto che la digitalizzazione, io ritengo che ha un ruolo fondamentale per rispondere ad una delle domande che è uscito fuori in chat. Abbiamo sicuramente delle eccellenze in Italia, a mio avviso, venendo da esperienze estere, specie negli States, UK, siamo ancora indietro da questo punto di vista. Tuttavia sono d'accordo che la maturità dell'intero ecosistema è guidato dalle persone a tutti i livelli. Quindi credo che per avere una digitalizzazione che permetta una logistica assolutamente sostenibile ed efficace ed efficiente, occorra avere a tutti i livelli, partendo da chi ci governa a Roma, regioni e tutti coloro che partecipano alle infrastrutture, fino ad arrivare alle persone che, se vogliamo, sono l'ultima l'ultima ruota del carro, però sono anche quelle che agiscono poi e che determinano la qualità, l'efficienza, le relazioni. Occorra un forte mindset change dell'intero ecosistema. Ecco, a mio avviso, con le risorse che il PNRR ci metterà a disposizione, questa è veramente la last call che il nostro sistema ha, che, come accennavo prima, abbiamo già perso con la famosa legge Calenda, dove il più, non tutte, ma il più delle aziende italiane, e quindi di questo non ne ha beneficiato poi l'ecosistema, ha sfruttato quella condizione esclusivamente o quasi esclusivamente come incentivo fiscale e non per cambiare il paradigma di business aumentando o riguadagnando la competitività. Grazie ad Andrea Rovero. A questo punto passo la parola al professor Gualani, se ha voglia di fare una replica rispetto a tutto quello che è stato detto fino ad ora. Grazie. No, ringrazio nuovamente la partecipazione di questo evento, per me è abbastanza insolito e non ho nulla di particolare da aggiungere. Vale quattro chiacchiere con Massimo Marciani, perché forse su alcune cose sono stato frainteso, ma non penso che sia questo il momento, e anzi lascio più spazio, visto che prima è stato un po' avuto tempi accorciati. Ecco, ringrazio tutti per la partecipazione e Andrea Vento per l'invito. Grazie. Allora Massimo Marciani, che se vuole può dilungarsi per provare a tirare un po' le fila di quello che è stato detto fino adesso con le sue personali conclusioni. Allora, grazie. Allora, il tema sostanziale, il titolo, diciamo, di questo incontro era un cambio di paradigma, no? Cambio di paradigma vuol dire mettere in discussione il modo con cui abbiamo fatto le cose finora, pensando che ci possa essere un modo alternativo. Come abbiamo detto e come abbiamo sentito dai diversi contributi, in questo momento la logistica è ancora, non so per quanto, è ancora un settore industriale labor intensive, nel senso che al di là, diciamo, di alcune professionalità e di alcuni profili professionali specifici, gran parte del lavoro che viene fatto all'interno del settore della logistica è un lavoro che viene ritenuto muscolare e quindi sostituibile, al punto tale che noi ci troviamo in situazioni in cui, faccio un esempio che è un esempio a beneficio di tutti, di chi non lavora nel settore specifico della logistica. Quando c'è stato il primo lockdown, abbiamo tutti battuto le mani al fatto che potevamo andare in un supermercato e, al di là del lievito di birra, però più o meno acquistare quasi qualsiasi cosa, come se non fosse successo niente, fino a che i magazzini hanno avuto delle scorte da poter distribuire. Ecco, questa continuità della logistica è stata assicurata da un fenomeno particolare che chi non lavora nella logistica non ha visto. E cioè, per quale ragione gli alimentari hanno continuato a girare nel nostro paese? Perché il nostro paese ha chiuso le frontiere nel momento in cui c'è stata la pandemia, e chiudendo le frontiere ha impedito sostanzialmente agli autisti rumeni, bulgari, lituani, turchi, che sono nel nostro paese,
e che ci assicurano i servizi logistici di tornare nel loro paese di residenza. Si sono trovati bloccati in Italia e quindi hanno continuato a svolgere il servizio. Il servizio non l'hanno fatto gli italiani. Quindi nel momento in cui noi abbiamo in qualche modo etnicizzato in maniera pesante questo servizio e abbiamo dato un'importanza, diciamo, trascurabile agli operatori della logistica, al punto tale che nessuno dei nostri figli, cugini, fratelli, cognati, nipoti vorrebbe fare l'autista di un camion o vorrebbe lavorare in un magazzino, perché viene ritenuto un lavoro squalificante. Allora, voglio dire, noi dobbiamo ricominciare da quello. L'ha detto Andrea in maniera molto chiara e lo dico anch'io in maniera, diciamo, più importante. Va bene la digitalizzazione, va bene la trasformazione, va bene tutto, ma noi dobbiamo ripartire dalla dignità del lavoro. Noi dobbiamo capire che chi svolge il lavoro di logistica in questo momento svolge un lavoro fondamentale per il paese. Io dico sempre che noi potremmo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo quando la legge di bilancio si aprirà esattamente come si apre quella del Giappone, cioè parlando della logistica. Io, per quanto sono uno statistico, per quanto mi piace razionalizzare, eccetera, non seguo molto il discorso di Riccardo sul piano nazionale della logistica o sulla scrittura di un piano nazionale della logistica. Io vorrei avere un piano industriale dell'Italia. Cioè l'Italia che cosa pensa di essere nel 2030? Sarà un parco divertimenti turistico in cui vengono a fare turismo? Avrà un reshoring, come si dice da qualche parte? Anche se, voglio dire, fare reshoring non è una banalità. Le multinazionali che hanno investito fuori dal nostro paese per costo del lavoro e per politiche ambientali più lasche, tipicamente fuori dall'Unione Europea nei paesi dell'est, e prima in Cina e poi in Vietnam e poi in Laos, spostandosi sempre più lontano. Perché? Perché la logistica costa poco e quindi io posso andare a inseguire il lavoro dove costa meno e le leggi ambientali dove sono più lasche. Allora questo bisogna cambiarlo, cioè le aziende devono entrare in una logica globale, si devono sentire stakeholder importanti quanto chi opera in questo settore o chi consuma in questo settore e devono considerare la logistica come parte integrante del valore del bene che producono. Soltanto così noi potremmo ridare dignità al lavoro, potremmo fare in modo di far capire, io uso sempre la casalinga di Voghera non per ragioni sessiste ma perché è un tipico esempio letterario di persona a cui non ha una competenza, una conoscenza specifica, ma bisogna passare dei concetti. Noi dobbiamo far capire che chi guida un camion, che noi tipicamente guardiamo, diciamo, con disprezzo, quando non con indifferenza, nel migliore dei casi, svolge un lavoro socialmente utile come quello che guida l'ambulanza, come quello che guida il tram, come quello che porta l'aereo o il treno. Allora, se noi ricominciamo a inserire la logistica in un contesto di dignità del lavoro più importante, la digitalizzazione e l'automazione ci possono aiutare a creare lavori di qualità, perché io un domani mi immagino che gli operatori di magazzino non vadano più a spostare casse, per cui mi serve quello con i muscoli soltanto per spostare la cassa, ma devono gestire 10 droni terrestri e dei sistemi di esoscheletro. Allora serve una competenza, serve una qualificazione, è un lavoro importante quello. Ripeto, vi ringrazio per avermi fatto chiudere la cosa, non voglio prendermi più responsabilità di quello che mi avete dato, però dico che come freight leader, come Massimo Marciani, sono a totale disposizione di questo settore, degli stakeholder di questo settore, per cercare di ridare dignità e valore e apprezzamento al settore della logistica. E in questo la digitalizzazione ci potrà aiutare, perché ci renderebbe più trasparente certe procedure che in questo momento sono leggermente grigie. Detto questo, vi ringrazio.
Grazie Marciani. Certamente l'Italia ha bisogno di un piano strategico non solo sulla logistica, ma più o meno su tutti i settori industriali, visto che sono ormai oltre 30 anni che non se ne occupa. Evidentemente la logistica non è esente da questa necessità. Ringrazio tutti i relatori, è stato un dibattito stimolante che come dire, ha offerto uno spaccato integrale di quella che è la filiera della logistica, e passo la parola ad Andrea Vento perché sostanzialmente tiri lui le conclusioni e grazie. Ci saluti. Grazie ancora. Cose di cui vado fiero, non le lauree, non la conoscenza della lingua. Una è la mia patente C, l'ho presa da militare e l'ho convertita in civile. Poi diciamo più diciamo sofisticato è il mio brevetto di volo, ma questo già si andrebbe verso un po' alcune forme di snobismo della cultura solo italiana, perché solo in Italia, se noi andiamo nel mondo anglosassone, il fatto di avere le patenti C, D, più E e quant'altro è normale in tutto il mondo delle persone, come dire, di qualsiasi ceto e di qualsiasi diciamo livello culturale. Questo è un grande limite, ma lo dico a Marciani, secondo me è l'eco anche per esempio del dibattito tra la predominanza delle lauree umanistiche rispetto a quelle STEM, né più né meno. C'è questo nostro grave divario nel rapporto appunto tra numero di lauree di ingegneri, numero di lauree di ingegneri donne, insomma abbiamo una serie di gap culturali totali. Ecco, sì, io mi sono sempre chiesto perché in un paese lungo e stretto come l'Italia abbiamo sempre guardato la nobile arte dei conducenti di mezzi di trasporto in maniera, abbiamo diciamo l'Italia dominante in maniera un po' snob. Ecco, questo ha ragione il dottor Marciani, questo è un limite tutto italiano, perché senza di loro, peraltro, l'Italia non sopravviverebbe. Questo è un dato certo, vista la caratteristica orografica del paese. Comunque non voglio rubare tempo alle conclusioni. Devo dire che anche questo talk è stato molto interessante. Io ritengo che, al di là di questa conclusione che abbiamo concordato, che è giusta, sul tema del ruolo del trasporto, in particolare quello su gomma, io ho una preoccupazione che è quella di altre associazioni di categoria. Abbiamo citato Confindustria, abbiamo citato tante, però Confcommercio, i miei amici di Confcommercio hanno una preoccupazione seria sulla, e questo forse io non so come siamo riusciti a dare una risposta o meno, sul tema dello smart retail. Certo, quella, altro accenno sull'acquisto delle scarpe e sul fatto di provarle tanto per provarle, tanto c'è qualcuno che senza un costo me le riporta diciamo al produttore, e quella è una cosa che non è solo diciamo preoccupante dal punto di vista della sostenibilità ambientale, è proprio preoccupante dal punto di vista della sostenibilità sociale. Pensate, infatti si dice, sapete, dopo lo smart working arriverà lo smart retail, cioè una diffusione al 92, 95, al 100% dello smart retail, cioè gente che non si muove più da casa, si entra nel cosiddetto metaverso di Zuckerberg, o qualcuno ci vede il metaverso di Wachowski, cioè quello di Matrix. Beh, insomma, io sono molto preoccupato per il tessuto diciamo del piccolissimo commercio e dell'artigianato italiano, con commercio, con artigianato. Non so quale sarà il finale della partita tra 10 anni o tra 15 anni anche in Italia. Sarà forse la materia di un altro talk, certo che di intelligenza poco, però sappiamo che anche qui i players sono prevalentemente stranieri. Io devo dedicare 30 secondi alla presentazione del prossimo talk, però prima devo ringraziare tutti, Tiziana Vallone, Riccardo Fuochi, che saluto, che è un caro amico, Andrea Condotta e Andrea Roero, che rappresenta Fervo, che è un partner di questa Intelligence Week, e Massimo Marciani. Chissà che non ci sia altre occasioni
e il professor Stefano Gualandi, ovviamente. E spero che ci siano altre occasioni, evidentemente, per sviluppare tanti di questi stimoli. Intanto invito tutti ad essere con noi alle ore 17 di oggi all'ultimo talk, che è Intelligenza Artificiale, Data Economy e Cyber Security, e parleremo di come innovare le soluzioni di cyber security sostanzialmente alle grandi industrie italiane che rimangono, ma soprattutto del settore energetico. Si è molto riflettuto sul caso Colonial Pipeline e avremo con noi i capi della sicurezza di Snam, di Eni e ancora di Leonardo, e anche le persone esperte di cyber security che operano come privati, fornitori privati, oltre ovviamente ai legislatori. Abbiamo ben due rappresentanti politici. Ore 17 di oggi è l'ultimo talk di questa molto stimolante Intelligence Week. Ringrazio veramente tutti e ringrazio Laura Galvani per aver sapientemente condotto questo talk. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona serata, buona giornata. Arrivederci. Ciao.